Synthesis significa composizione in greco, però gioca anche questo sull'equivoco di sintesi per via della questione di sintetizzare le cose acusticamente, ma anche per via della sintesi di un vissuto estremamente compresso in pochissimi minuti e anche nel senso di una vita precedente che ti ha portato a liberarti da tutto quello che erano sovrastrutture o cultura precedente che avevi. Io a un certo punto della vita mi sono accorto che non mi interessava più la musica. Ho avuto dei grossi problemi con la musica, non mi interessava più la musica. Ho capito che della musica c'era una sola cosa che mi interessava, era il suono. Almeno 6 mesi mi sono nascosto in montagne, in posti lontani, per riascoltare il suono da zero. Io dicevo a quel tempo, imparo a sentire il rumore dell'erba che cresce. Perché vi ho detto tutti questi particolari, magari detti male, ma così al braccio, però tutti questi particolari industriali, per farvi capire quanto lavoro meccanico, manuale c'è dietro queste cose. E è venuto fuori questo disco di cui io sono riuscito a pagare solo il disco. Per cui la copertina è rimasta bianca. Non avevo i soldi per pagarla, francamente, ma preferivo tra il contenuto, come al solito, e l'esteriore. Oggi si farebbe il contrario, ma questa è una piccola polemica. Ho preferito dare un forte contenuto e succede che, per puro caso, una volta facendo vedere a mia moglie come si usa internet per trovare una cosa, un motore di ricerca, come si deve usare, ho detto mettici un po' il mio nome e quel disco, vediamo che cosa ne dice. Ed è venuto fuori questo. Io sono rimasto sbalordito e anche un po' mortificato. Ora lui vi spiegherà. Questo è una vendita, il suo disco. Adesso è un oggetto di culto per collezionisti, il valore di mercato è $500 e con una presentazione che lo presenta come il Gran Kauna della musica elettronica. Lui non è disperato, è andato a cercare di capire che cosa fosse il Big Kauna, e il Big Kauna è originariamente uno stregone della Polinesia. E poi, a parte questo, è stato chiamato questo il sacro graal della musica elettroacustica. Cioè si è riconosciuto, di questo abbiamo parlato un po', di questo nostro nuovo millennio in cui la bulimia storica va a cercare indietro tutto ciò di cui ha bisogno, no? e questa opera, che era un'opera di estrema avanguardia, di estrema sperimentazione con tutti i problemi, è diventato un oggetto da collezionisti. Non so neanche se da dove venga, forse dall'America, comunque è una cosa per collezionisti. E tra l'altro c'è anche una recensione dove c'è niente meno che la critica della copertina, che è molto rudimentale. Per forza, questo era stato sicuramente regalato ed è una delle prime copie. Io non riesco a vedere bene, ma mi sembra la copia numero 2 addirittura. Sono state tutte numerate perché un disco di questo genere ovviamente aveva, adesso allargo un attimo su quel discorso collezionistico, un certo interesse da questo punto di vista. Però ovviamente era stato regalato e gli si era fatto sul momento. Chi aveva scritto, che non ero io, aveva scritto nome, cognome, eccetera, sulla busta bianca. Vi faccio vedere come può essere una copertina oggi. Ecco, questa è un'edizione che poi ho fatto successivamente. La foto, questa qui, è originale del tempo e anche quello che c'è scritto è originale del tempo. Leggo direttamente. È frutto dell'accostamento sperimentale di sorgenti di suono ben diverse anche dal punto di vista storico, agli strumenti convenzionali più antichi, voce, flauto di Pan, tamburo, xilofono, flauto dolce, affidati principalmente alla creatività di Cristina Rossi. Mancano gli strumenti dell'orchestra d'Ottocento. Mancano. È una negazione assoluta. Non c'è il pianoforte. Si accostano i moderni mezzi elettronici e i rumori ricavati da oggetti del nostro tempo. Telefono, suonerie, tubi di plastica, polistirolo, lamiere. Ho dovuto rifare questa presentazione, perché questa è del 1980, 79. Il disco è stato costruito nell'anno 1979. Questa presentazione oggi non si può più fare, perché se io dico telefono, suonerie, già la gente subito, suonerie quelle del telefono, penso, capito?
suonerie sono i campanelli, drin drin, che a quel tempo c'erano, ma adesso non si può più dire. Qui ho dovuto rifare questa presentazione. Questa è quella originale. Polistirolo, lamiere, vedete il materiale che dicevo prima, c'è tutto questo materiale. Un'altra importante caratteristica è che le apparecchiature elettroniche qui utilizzate sia per la produzione di suoni sia per l'incisione e lavorazione di un asse magnetico sono ridotte all'essenziale, si cerca di sfruttare al massimo la loro potenzialità. E qui elenco le apparecchiature che ci sono. E le apparecchiature sono veramente ridotte all'essenziale, però si cerca di trarre il massimo della potenzialità. Quindi allora, ricapitolando per non confondere le idee, noi abbiamo cose utilizzate normalmente nella musica: voce, flauto di canne, avete presente quello flauto di pan, xilofono di legno, ma sono cose molto rudimentali, preistoriche. Oggetti esattamente come armi improprie, oggetti del nostro tempo o non del nostro tempo, ma soprattutto del nostro tempo, poi vedrete perché, specialmente in Ritorno di Odisseo, ovvero vetrocemento, ecco lì, ve lo lascio lì. Oppure l'elettronica. Oppure l'elettronica. Ma l'elettronica cosa serve? Serve per fare il suono e per elaborare gli altri. Quindi praticamente lo strumento musicale che ho utilizzato qui è lo strumento elettronica, che può essere usato in tanti modi.